Italia in diretta anche su DJ TV. Ma ti ricordi, Nicola, 3 anni fa, le prime volte che mettevamo quella canzone, come si chiamava? Che bella, bella. Poi qualche tempo dopo abbiamo messo un'altra canzone che somigliava un po' a quella. E tutti ci dicevano, ma la voce di quella che canta questa canzone è la stessa che cantava quella. Sì, certo. E pensate, è anche la stessa che ha rifatto una canzone meravigliosa che si chiamava La prima cosa bella. La prima cosa bella. Aspetta ragazzi, io non l'ho mai fatto per nessuno questa introduzione. Ma sai che deve essere veramente brava? Sì, molto, molto, ma l'ho vista a Sanremo. Buongiorno Malika. Buongiorno, ma è tutto autotune quello. Ti hanno regolato loro? Sì. Ti stavo raccontando prima che ti ho visto super mega eccitata nel dopo festival, al momento del consegno, della consegna della premio per la critica, insomma. In quel momento mi sentivo un po' come le cameriere dell'Oktoberfest, no? Sei tirolesi con quei piatti enormi nelle mani, esatto, sopra. Cioè, non sapevo più da che parte guardare. Erano pesanti questi due piatti. Sì, ma più che altro che si chiudevano tra loro, rischiato di uccidere 6-7 persone in un colpo solo. Però è stato bellissimo, accidenti. Ti sei ripresa adesso un po' dall'emozione o puoi raccontare quello che ci hai detto prima? No, è un po' come l'esame di maturità, che si continua a sognare tutta la vita, certo. Sì, quindi questa notte, dopo aver sognato interviste, riesibizioni, andate male, concerti con sale vuote, il sogno più assurdo è stato Caterina Caselli che acquista le edizioni di Pupo e Emanuele Filiberto. Ah, però, vabbè. Assomiglia un po' a un incubo. Diciamo, Caterina Caselli, la tua discografica, dico bene. Sì. Come ti ha scoperto, Caterina? Ma in realtà è stato Ferdinando Arnò, il mio produttore, a mandarle Soul Waver, appunto, quando era solo un gingolino e stava inaspettatamente riscuotendo un bel successo, stava suscitando molto interesse in rete. Soul Waver è quella prima che abbiamo, quella sospesa, esatto. Diciamo, però l'inglese all'inizio. Esatto, sì. E quindi niente, lui proprio a mandarle questi 4 frammenti, perché erano tutti dei jingle. E tu come hai iniziato a cantare? Io, vabbè, come tutti ho cantato dietro i dischi, no? Sognavo di essere Cyndi Lauper e saltavo sui bauli da bambina. E poi niente, mi sono iscritta in conservatorio per fare, facendo le medie lì, e quindi per tutta una serie di strane concatenazioni di cose sono arrivata alla Scala e da lì. Caspita. E ecco, insomma. Tutto questo come abbiamo letto. La porta principale. La porta principale partendo da via Padova, l'abbiamo letto. No, sono di via Lungheria. A via Lungheria, dall'altra parte. Sono andata a vivere in via Padova qualche anno fa e ho vissuto lì. Sei in borghesia. E allora ho detto, ma sì. Bene di Milano. Ti volevo dire. Passando per Grattassoglio nel mentre, ovviamente. Non ci facciamo mancare niente. Sono molto orgoglioso dei miei occhiali che ho pagato 6,90 € nell'edicola di via Lungheria. E ti saluto. Quella davanti al comune, esatto. 6,90 € via Lungheria. Ma tu sei nata in Italia o cresciuta? No, sono nata a Milano. Ah, ok, direttamente sì. Qui. E entrambi i tuoi genitori sono di origine? No, solo mio padre. Solo tuo padre. Mio padre, mia madre è un'altra milanese. Ok. Malika cosa vuol dire? Vuol dire regina, però mi chiamo così perché è il nome di mia nonna, cioè una cosa. Ah, ok, la nomata classica, come Nicola e Pasquale, cioè non è. Siamo un bel gruppo di terrori. Esatto, sì, un po' differente, insomma. Sì. In maniera un po' differente. E il ricordo ricorrente del Festival di Sanremo qual è? Il pulmino. Cioè, il van. È già giusto. Cioè, io sognavo di andare a piedi e per fortuna l'ultimo giorno mi sono imbizzarrita a sufficienza da prendere. Dove stavi, in albergo? Al Miramare, insieme alle novantenni stupende, bellissimo. Sono io e i miei discografici alle novantenni. Sì, e la mattina, se non so se hai mai visto qualche mattina, insomma, in orario da colazione, hanno le fette biscottate, quelle confezionate a 2 a 2. Sì. Marmellaguri è sempre così. È così, no, ma è così. Una serie di frutta cotta dappertutto. Ah, cioè, proprio la vedi, la dieta della cura. È l'unico albergo con un ristorante che di contorno dà purè e finocchi gratinati. Che bello. Perfetta per l'esibizione. Tu sei una che nel dopo festival poi frequentava anche le feste, posto che si facciano ancora oppure no? Ci sono feste, questo non c'è più quel mondo lì. Poca roba, sì. Cioè, diciamo che l'ultima cosa che ho voglia di fare era vedere altri esseri umani, no? Sì, in effetti. Ti viene un po' quel senso di repulsione. Certo, quella voglia di un po' di stare da solo, no? È naturale. Per esempio, la prima sera hai cantato abbastanza presto, se non ricordo sì, male. Sì, ma tutte le sere mi è andata piuttosto bene, quindi. Quindi per cantare alle 10, a che ora eri all'Ariston? Alle 9 almeno. Quindi iniziare il trucco in camera anche un'ora prima. Certo.
al Miramare. Pulmino, sì, perché pulmino, i camerini e del poi l'oculo, a me l'oculo, fanno venire un po' d'ansia. L'oculo, sì, mi hanno parlato di delle specie di camere. No, sì. Ho fatto vedere delle foto degli amici qualche giorno fa, e questo che bagno era? No, non è, quello è il mio camerino. E quindi, però, finendo l'intervista, magari alle 7, alle 7 e un quarto, quindi il tempo, cioè, insomma, accusavo un calo pazzesco. Sono giorni che passano molto velocemente, no? Sì, sembra di viverne tre per volta, però. Tutto questo con il van. Quindi state giù tipo i team. Mettiamo la canzone di Sanremo, che poi è anche quella che apre il disco nuovo, che si chiama Grovigli. Questa è Ricomincio da qui, Radio DJ, Malika Ayane. Mi accorgo così. E via. Che cos'è sul tatuaggio? Il cortomaltese. Ah, ma dai. Mi piace il cortomaltese? Tomatti. Ah, che bello. Tomatti. Un po' più in là, sì. Beh, già, non dico borghesia, ma viaggiante, boh, dalle palazzine normali. Normali, sì. Però è già un po' meglio, sì, mi sembra. Sì, via decorati, per parte di sì. Sì, mi ha sempre incuriosito quella sì, via. Strano, perché sono in mezzo al nulla, tipo sì. Il villaggio fantasma del Far West. È un po' così. Io avevo anch'io una prima, non era fidanzata, per una che mi piaceva tantissimo, andavo sempre lì. Cos'è viaggiante? Un'altra via che si chiama via, oh, non me lo ricordo più. Ce ne sono due, comunque è vero che è un villaggio. Via Dalmazia, forse. Via? Dalmazia. Sì. Però assurdo, ecco. E di fronte c'è un centro sportivo dall'altra parte della strada, c'erano i campi da tennis. Ah, quello però è ancora mecenato. È ancora mecenato. Sì, sì, che con la nebbia in inverno era la morte del mio cuore. Cioè, io tornavo dal conservatorio, magari che ero andata la mattina, avevo fatto le lezioni normali, per quelle di musica alle 8 di sera, che ero solo io col violoncello, che ero ridicola, e poi c'era anche educazione fisica, quindi 7 cose addosso, e la nebbia su via Mecenate, e non finiva più. Sì, sì. Adesso non c'è più la nebbia, eh? Mi fa, e via Mecenate anche, credo la stiano animando un pochino. Credo, spero. Sì. Beh, sai, c'è la Rai, esatto. Non è niente, sì. però due o tre locali satelliti. Eh sì, perché ci sono, cioè, la birreria lì, il Kubir, comunque lavorano, cioè sono dei locali lì che lavorano. Vediamo la CD. Sì. Quale canzone vuoi mettere? Ma io non saprei, se è quella con Paolo Conte, che io trovo fantastica, non so quando mi ricapita di farla sentire in radio. Ok, Little Brown Bear, sì, okay. Numero 5. Però forse è poco mattutina, sai? È un po', sì. È poco mattutina, allora. Io volevo mettere. Lascerei a te la scelta, ecco. Mettiamo a chiamami adesso? Va bene, volentieri, sì, okay. Sì. 8? Sì. È il momento di Trick. Chiamami adesso.